È un piacere per me oggi presentare il 13° volume della collana Lira Giovani con questo libro di Pietro Cardelli che si intitola Tu devi prendere il potere, un titolo abbastanza impegnativo. È il 13° volume della collana che ci sta dando anche, come parlo, come edizione interlinea, delle grosse soddisfazioni perché sono 13 volumi che mi auguro che anche per questo 13° volume si verifichi ciò che si è verificato con i 12 precedenti, e cioè attenzione critica e soddisfazione sia da parte dell'editore sia da parte dell'autore. L'intendimento della collana è molto semplice, è quello di coniugare l'innovazione, che può essere tematica, che può essere formale, alla tradizione, perché noi siamo totalmente legati alla nostra tradizione letteraria e poetica italiana, secolare e importante. Quindi questo libro assolutamente mantiene, a mio modo di vedere, queste premesse e le mantiene in modo anche molto intrigante sul piano formale e anche sul piano, direi, del pensiero che sottostà. Ecco, io adesso vorrei, prima di chiedere a Cardelli la ragione dell'immagine di copertina che ha scelto, che mi sembra abbastanza evocativa, perché c'è sempre, ormai usiamo questo lessico, un interno e un esterno nei libri. Ecco, l'autore, avendo partecipato all'esterno, scegliendo l'immagine di copertina, è importante che poi ci spieghi perché l'ha scelta e magari brevemente la illustri. Ma io adesso vorrei dire due parole su Cardelli, perché mi è già capitato di presentarlo 4 anni fa, quando giovanissimo fu inserito nel 14° quaderno di poesia italiana contemporanea, uscito nel 2019. Quindi sono trascorsi 4 anni da quell'epoca, dal tempo della pubblicazione di La giusta posizione, e ricordo di averlo presentato proprio io qui a Roma alla UPTER con Cortellessa, Giovenale, c'era Gilda Policastro, c'era Guido Mazzoni, quindi voglio dire, era già stato portato molto all'attenzione critica il lavoro di Cardelli giovanissimo. Sono passati 4 anni e ormai l'autore è quasi trentenne, quindi insomma, ecco, passano gli anni. Ecco, io vorrei dire due parole proprio perché al centro ci deve essere Pietro e soprattutto ci deve essere la sua poesia, quindi vorrei che lui leggesse il più possibile. Però vorrei solo dire due parole sull'immagine che io ho di lui, che ho percepito di lui in questi anni, perché se 4 anni fa è uscito nel quaderno vuol dire che io ho cominciato a leggerlo 5, 6 anni fa. Ecco, quindi capite che l'arco di tempo si allarga. Ecco, nel mio immaginario Pietro, per carattere, per temperamento, è il prototipo del giovane uomo che in una situazione di emergenza non teme di rischiare la propria vita. Ecco, io sono sicuro che se fosse vissuto negli anni 40 del secolo scorso, Pietro avrebbe sicuramente compiuto la scelta partigiana, eroica e rischiosa. E forse questo mio pensiero ha già qualcosa a che fare appunto col titolo del suo libro, Tu devi prendere il potere. Purtroppo, o per fortuna, Pietro è nato in tempo di pace, chiamiamolo tempo di pace, ha studiato e a lungo all'Università di Siena, ha avuto maestri del calibro di Guido Mazzoni e di Stefano Dal Bianco, e quindi affianca a una raffinata cultura poetica, proprio elaborata già peraltro anche in famiglia per un'educazione ricevuta, ma poi naturalmente resa più consapevole dagli studi universitari. Dicevo, affianca a una raffinata cultura poetica una generosa attività nel sociale e nel volontariato. La prima domanda che vorrei porgli è proprio questa: come concili questi due fondamentali ambiti della tua esistenza? Ormai giunto quasi alle soglie dei 30 anni. Sappiamo che la poesia è per sua natura polisemica. È per sua natura fonte, quando è vera come la tua, è fonte di costanti interrogazioni e di dubbi. Mentre nel sociale,
in particolare quando si è responsabili di un'associazione oppure dell'orientamento di persone più giovani, come sei tu, di persone più giovani e anche meno provvedute culturalmente, ecco, in quel caso occorre essere chiari e determinati nell'azione e nell'azione di indirizzo di queste persone e di leadership di un'associazione. Ecco, allora la mia domanda è: percepisci una contraddizione in questo, tra qual è il tuo mandato come poeta e la tua attività nel sociale, e come la risolvi questa contraddizione, se la percepisci? E naturalmente, se vuoi, puoi già farlo leggendo anche un testo poetico, perché è una risposta che coinvolge il tuo libro. Anzitutto grazie mille Franco, buonasera a tutti e a tutte. Sì, si parte da un temone, nel senso che questa a cui hai accennato è una questione che in realtà a me interroga molto spesso, direi quotidianamente, e ha a che fare prima ancora che con il mio modo di scrivere e con quello che scrivo e nel modo in cui, anche con il modo con cui lo faccio, ha a che fare, diciamo, con la mia esistenza di essere umano che vive su questo pianeta, in questo periodo storico, anzi in una parte specifica di questo pianeta che non è da sottovalutare, ed è porta, anzi, diciamo, questo doppio impegno, chiamiamolo così, ad una serie di questioni e anche di contraddizioni che di non facile risoluzione. Cioè, per me è qualcosa di conflittuale, ma qualcosa anche che nel tempo ho capito in qualche modo si tiene. Nel senso che alla fine il libro parla anche e soprattutto direi di questo, nel senso che è un libro che è stato scritto in un lungo periodo di tempo, sostanzialmente in un decennio. La poesia più antica di Tu devi prendere il potere addirittura è del 2013, quindi sono davvero 10 anni di scrittura. Alcuni testi che erano inseriti nella plaquette, insomma, contenuta nel quaderno di poesia contemporanea di Marcos y Marcos tornano qua dentro. E qua appunto si delinea un percorso sostanzialmente e un lavoro. E questo percorso e questo lavoro che dura molto tempo, che sostanzialmente inizia quando l'autore è un ragazzo molto giovane, è un adolescente, e si chiude appunto alle soglie dei 30 anni con un lavoro, più o meno una casa e un'esistenza che in qualche modo si è inserita in alcuni binari scelti in parte, come per tutti e tutte. Ecco, il libro è un po' il resoconto di questo lavoro ed è un lavoro del quale si ha certezze fino a un certo punto, molti dubbi sicuramente, ma dove al cui interno, insomma, stanno varie questioni e varie contraddizioni. Il rapporto fra i due ambiti, diciamo così. In realtà la poesia per me è arrivata molto presto, come lo accennavi bene in precedenza, nel senso che fin da molto piccolo, grazie soprattutto a mia nonna, io leggevo molta poesia, ho letto molta poesia davvero fin dalle elementari. Già alle elementari, insieme alla nonna, riscrivevo testi poetici in endecasillabi di poeti ottocenteschi, famosi, italiani. La politica è arrivata dopo, anche se la mia famiglia, essendo una famiglia, diciamo così, della Toscana comunista, del PC, in qualche modo mi ha passato un certo tipo di relazione con il mondo e con le cose, con la realtà, soprattutto non scontato. Questi due ambiti poi si sono tenuti distanti per gran parte della vita, e questo si nota molto, secondo me, anche nelle prime sezioni del libro, per poi trovare in qualche modo un punto d'incontro. Le contraddizioni in realtà sono molte e hanno a che fare con tante questioni sollevate anche da persone, da autori e autrici molto più importanti di me. Il fatto che la letteratura è il segno di un privilegio, in qualche modo, e che il fatto che io possa scrivere dipenda da condizioni che non riguardano solo me, che hanno a che fare con i rapporti di forza che ci sono nella società, ma hanno a che fare anche con la casualità che ha fatto sì che io sia nato appunto in un certo periodo di tempo, all'interno di un certo tipo di famiglia, in un contesto spaziale e temporale ben preciso. E questo è un fatto. Ed è anche un fatto che, insomma, non credo che la poesia e la letteratura possa avere un impatto immediato di alcun tipo sulla realtà. Credo che altre cose lo possano fare molto meglio, ma credo, o almeno
provo a crederci, mettiamola così, e questo per esempio nella sezione padre e figli magari leggo una poesia, secondo me si capisce, che a un certo punto degli elementi comuni ci sono, ci siano, e uno di questi, che è forse uno dei temi cardini del libro, e poi leggo, ha a che fare con quella che potrei chiamare formalizzazione dell'esistente, cioè il fatto che quando si scrive, in qualche modo si prova a dare un ordine, a imporre un ordine al mondo che tende ad essere informale. Ad non avere un ordine, non essere iscritto naturalmente in un ordine. Questo gesto di formalizzazione, questo gesto ordinatore che noi proviamo a fare come scrittori, in qualche modo nella poesia, in questo caso, è il gesto che ha molto a che fare con quello che si dovrebbe fare almeno nella propria vita personale, nella propria relazione con gli altri, nella propria relazione col mondo, anche nella politica, perché appunto ha a che fare col tentativo di dare un ordine alle cose, ordinare il reale che tende a non esserlo. Questo è un po' l'elemento forse Quindi comune, insomma. diciamo che la sezione del libro, tanto diciamo rapidamente come è sezionato il libro, abbiamo la prima sezione, Allestire una difesa, che porta le date del 2013 e del 2015, e poi Padri e figli, 2015-2016, quindi Del mondo, 2015-2017, poi Costellazione. Tu devi prendere il potere, 18-19, The Entire History of You, 19, poi ci spieghi perché è il titolo in inglese, Sì. La radice e A te che leggi. Queste sono le sezioni del libro e io riconosco, perché ovviamente ho curato il quaderno, tre sezioni, cioè la prima, Allestire una difesa del mondo, che è la sezione centrale, e la radice, che è una delle ultime due sezioni, erano grosso modo quelli che componevano la silloge che ho citato prima, pubblicata nel quaderno. Ecco, qui le vedo molto sciolte, le vedo una all'inizio, una a metà e una alla fine. Però prima di spiegare come mai l'hai strutturato in questo modo, il libro, ti chiederei appunto di leggere una poesia dalla sezione padri e figli, che è più confacente al tipo di risposta che stavi dando alla domanda precedente. Grazie. Sì, allora leggo proprio l'ultimo testo della sezione, il Sì. testo numero 7. Per la cronaca, chi avesse il libro è a pagina 43. Sì. Forse è il tuo modo di esistere che è così, che deve essere così, padre. Plasmare le cose, carpirne la forma, scavarle, conoscerle e poi mutarle. Ogni sabato, ogni fine settimana, per sempre indietro nel tempo. Una modalità differente di guardare alla vita. Io che voglio capire i perché e tu che ne cerchi il come, la spiegazione più vera. Mi chiedo a cosa porti il tuo affaccendarti, questo continuo costruire, distruggere e poi ricreare. Un demiurgo come padre, questa è la constatazione. Se io provassi, sbaglierei, rovinerei le cose, farei un danno. Il tuo è un comportamento atavico. Questo capisco, di nonni muratori abituati a resistere al caldo e alle intemperie, a conoscere le angolazioni, gli spigoli, i 90 gradi dei fili a piombo sospesi sull'arena, innalzare strutture, costruire paesi, muretti, case in cui dormire, case dove difendersi. Un rapporto diverso con le cose, io così distanti, voi così sincere. E in questa fisicità, in questa abilità, donarsi a chi si ama, senza ricompense o traguardi a cui affidarsi. Eccola però la somiglianza, il tratto vero che ci eguaglia. E scovarlo è una sofferenza che non ha alternative. Sta negli scheletri ossei, nelle strutture armate, nei cementi che si formano nelle betoniere, in queste costruzioni resistenti al tempo, oltre le grammatiche. La lingua è un corpo a più piani, una struttura verticale. E in questa voce che parla, così ostinata, assurda, disperata ma sincera, a pochi centimetri dal baratro, riconosco un respiro comune, il battere e il levare della spatola quando riempie i recessi dell'intonaco. La forma è un principio d'ordine. Bravissimo.
Abbiamo ancora due domandine in sospeso, Pietro. Quella relativa alla cava, alla scelta, magari la facciamo vedere, tu ce l'hai, la puoi far vedere a schermo, ecco, bravo, avvicina bene. Ecco, e ti ricordi che ti avevo già fatto la domanda, quindi se vuoi spiegare i Certo. perché di quella immagine che tu hai scelto. Sì, diciamo che immagine e titolo si tengono, o almeno provano a farlo, nel senso che l'immagine in realtà è un'immagine che abbiamo trovato online, ma che ci sembrava molto adatta. Infatti rappresenta appunto, come si vede, una porta aperta da cui fuoriesce una luce, però al posto del pavimento sembra che ci sia dell'acqua o delle sorta di sabbie mobili, non si capisce molto bene. E lo sfondo è completamente oscurato. Si sta facendo riferimento al gesto che si richiede a se stessi e all'altro, cioè al lettore. È un libro che prova ad essere allocutivo, cioè prova a coinvolgere il lettore, vuole in qualche modo trovarlo, scovarlo, ma anche provare in qualche modo a capirsi, e rappresentando questa sorta di fatica, di percorso e anche di rischio, di esposizione, qualcosa che non semplicemente si fa, di un percorso, di un cammino, dal bianco nella prefazione parla, e già Pusterla lo faceva, di una poesia che tende a essere quasi un romanzo di formazione, e mi ci riconosco sinceramente in questa categoria, in questa definizione. Appunto, questo lavoro non è mai dato per scontato, questa è la prima questione. Si basa su un continuo, una continua autocritica e un continuo autocontrollo, su una sorta di dover essere, molto kantiano, devo dire, ripensandoci, che insomma cerca di orientare quello che faccio, almeno ci prova, ma che secondo me sarebbe importante orientasse il lavoro di tutti e tutte. È un po' il tentativo. Questo, insomma, di essere consapevole di essere un essere umano come tutti gli altri, un personaggio, ma proprio avere consapevolezza di questa condizione deve essere, secondo me, il punto di partenza non per diminuire lo statuto del soggetto, ma per partire dalle sue debolezze, per assumerle e assumersi la responsabilità di parlare da questo punto di vista. E questa immagine rappresenta un po' questo, l'invito a entrare, ad assumersi una responsabilità. A trattare la realtà, la propria, la relazione con gli altri, tutto sempre si tiene, insomma, con serietà e con serietà. E magari anche con allegria talvolta. Sì, ogni tanto, sì. Senti, senti Pietro, tu hai già anticipato quello che io stavo per chiederti, e cioè ti ritrovi naturalmente nella postazione che ha scritto Stefano Dal Bianco al tuo libro, immagino perché l'hai voluta, l'hai scelta, l'hai meditata, che tra l'altro appunto è stato anche tuo insegnante. Ecco. Vorrei legare allora la risposta che ancora ci devi dare alla struttura circa la struttura del libro, alla prefazione che ti ha fatto Stefano Dal Bianco. Cioè, hai concordato questa struttura del libro anche con il tuo prefattore, nonché professore di metrica, mi sembra, no? Professore di metrica, che è una bellissima definizione per Dal Bianco, che mi perseguito da 40 anni con la metrica, per cui. Sì, ecco, no, ma adesso parte, quindi puoi legare una risposta su questi due punti, cioè se Dal Bianco ha partecipato alla struttura oppure se la struttura del libro era già nettissima nella tua mente. Diciamo che con Dal Bianco in realtà il dialogo è aperto da tanti anni, da quando sono arrivato all'Università di Siena, anche perché a Siena in quegli anni c'era un ambiente culturale davvero, davvero bello e interessante. La rivista di cui ho fatto parte per tanti anni, Forma Vera, era nata da Simone Guerratti, Marco Villa soprattutto, ma anche su impulso o grazie al dialogo con Stefano Dal Bianco, con il quale ci siamo laureati tutti, ma soprattutto, diciamo, sicuramente ci ha trasmesso un certo tipo di, una modalità con cui guardare la letteratura, ma anche al mondo, che si può ritrovare non solo nel mio libro, ma anche in quello delle altre persone che ho citato. Ma a parte questo, la struttura poi l'ho costruita io, ed è una struttura, che tende a seguire cronologicamente, appunto, questi 10 anni di scrittura, e anche a tenere assieme momenti stilisticamente omogenei.
compatti. Ci sono delle variazioni stilistiche anche molto forti nel libro, ma all'interno delle singole sezioni si ha uno stile, almeno credo, mi pare, insomma, anche molto compatto e molto, spero, riconoscibile. E con Stefano avevamo invece lavorato insieme alla selezione da questo libro in costruzione per il quaderno di poesia contemporanea Marcos y Marcos, quindi sicuramente c'era un lavoro anche condiviso in quel momento. Quello che poi volevo dire che mi pare interessante rispetto alla struttura, è una cosa, diciamo, da notare forse, è che ci sono come tanti punti di arrivo nel libro. Tante volte le sezioni, almeno tre, si chiudono su ok, possiamo cominciare, o delle formulazioni simili, come se il tentativo fosse sempre quello di raggiungere una risposta che poi, proseguendo nel libro, non si dà mai come risposta. Ed è sempre questa ambivalenza di cui si parlava all'inizio fra dubbi e certezze che anima la raccolta e che è anche un momento un po' di anche di presa in giro di sé, nel momento È più sì. anche altrettanto importante. Senti, io ti chiederei la cortesia di leggere un testo che scelgo io adesso, ma sono convinto che lo farai volentieri. È Il cane. Perché il cane? Perché il cane è all'interno della tua siloge forse la poesia più allegorica che tu abbia scritto. Qui si lega anche in parte almeno alla prima domanda che ti ho fatto e poi si lega a quel Moloch del quale fino a questo momento non abbiamo fatto il nome, che è Franco Fortini, che io ho avuto la fortuna di frequentare a lungo nell'ultimo decennio della sua esistenza, quando abitava a Milano, vicino all'Arena, e io insegnavo nella vecchia sede della IULM. E quindi lui veniva a volte a sentire anche la mia lezione del pomeriggio, e poi chiacchieravamo, e poi era polemico, e poi insomma era stato un rapporto molto bello. E il mio epistolario con Fortini è custodito a Pavia al Centro Manoscritti, per chi lo volesse andare a consultare. Ecco, io credo che tu forse non hai fatto a tempo a incrociarlo, Fortini, immagino, ecco, per una questione anagrafica. Però la sua ombra c'è inevitabilmente. C'è a Siena per la sua docenza, insomma, ha lasciato una grande impronta a Siena. E poi c'è nella suo pensiero e nella sua poesia, che tu hai frequentato a lungo e della quale ti sei occupato. Allora, non so se adesso è arbitrario il fatto che io abbia legato questo tuo testo al pensiero, all'immagine e al ricordo di Fortini, che avrei comunque tirato fuori perché è inevitabile sollevarlo. Vorrei che tu leggessi questo testo e poi rispondessi alla domanda su Fortini, se effettivamente è presente ancora nel tuo immaginario. Sì, benissimo. Il cane. C'era un cane nella mia casa che non avevo mai visto prima. Apparve una mattina come tante, non so dire. Si presentò come si presenta un estraneo in una giornata calda, bussando alla porta senza fare troppi complimenti. Non mi dava mai retta, era solido e testardo. Non contava cosa gli dicessi, né che parole usassi. Parlavo al vento, non c'era niente da fare. Mi sono affezionato a questo cane per esasperazione. Mi girava attorno e mi seguiva sempre, da mattina a sera. Non gli è mai passato per la mente di allontanarsi, neppure di pochi metri, neppure per pisciare. Il cane ha una macchia sul muso e abbaia più forte di quanto dovrebbe. Quando torno a casa, dopo essere uscito, mi guarda fisso negli occhi e mi domanda dove sono stato. Io non so mai cosa rispondere. A volte balbetto prima di farlo. Se io respiro forte, il cane respira forte. Se io abbaio, lui abbaia. Così, all'infinito. Una volta ho disegnato una mela sul pavimento, lui l'ha mangiata. Così l'ho messo alla prova e ho iniziato a disegnare piatti sempre più grandi, mostruosi, succulenti. Lui li ha finiti come se niente fosse. Alla fine non c'era molto da fare e mi sono arreso. Ha vinto lui ancora una volta.
Il cane mi segue anche se viaggio lontano. In Perù, per esempio, era circondato da animali con la rabbia, ma lui era puro come una mela. Quando l'hanno morso, si è messo a piangere, sembrava un bambino. Si vedeva che era privo di difese. Mi guardava con i suoi occhi grandi e profondi e mi chiedeva aiuto. Usava proprio queste parole, questo linguaggio, voglio dire. Aiuto, aiuto. L'ha detto 2 o 3 volte, poi non ce l'ha fatta. E da lì non si è più mosso. Il viaggio di ritorno è stato un inferno. La compagnia aerea rifiutava che il cane mi accompagnasse fino a casa. Ha tirato fuori tutta la legislazione disponibile. Per il trasporto animali deceduti esiste un protocollo preciso. Ci sono codici da seguire, devono essere rispettati. Io ho legato stretto il cane dentro di me e loro non hanno avuto più niente da fare. I raggi infrarossi non ci hanno notati. E così sono passato inosservato. Sopra l'oceano mi è sembrato di sentire strane voci. Mi è sembrato che stessimo bene, legati stretti. Mi è sembrato di seguire la legge di natura. Quando siamo atterrati ho pianto, ma solo per qualche secondo. A casa ho seppellito il cane con cura e precisione. Ogni anno cambio l'acqua e rinnovo i fiori e mi faccio sempre più vicino alla sua bara. Se il cane mi risponde, è perché mi può sentire. Ecco, io penso, ecco, ci tenevo tanto di arrivare a questa lettura, me l'ero preparata questa scaletta, perché credo che questo sia il tuo testo più rappresentativo in assoluto tra tutti quelli che ho letto in questi anni. Credo che ciascuno di noi abbia un testo, per me è come un politico, ecco, il testo come un politico che pubblicai quando avevo la tua età, la prima volta e poi ebbi modo di ripubblicare anche nel profilo del Rosa e ancora adesso vedo che me lo tirano fuori ad ogni occasione questo testo. Perché magari noi non ci rendiamo conto fino in fondo quando lo scriviamo in età giovane, che cosa significhi davvero in profondità un testo e poi dopo sono gli altri che ce lo rinfacciano per tutto il resto dell'esistenza. Ecco, io credo che il cane sarà così per te, cioè ti verrà rinfacciato per tutto il resto, perché è un testo stupendo. È un testo profondissimo e anche come l'hai letto mi ha confermato nel pensiero che già avevo. E quindi adesso io ho collegato questa lettura che tu hai fatto del cane a Fortigna, poesia allegorica, però naturalmente tu adesso sei libero di rispondere come ti pare alla domanda su Fortini. Se vuoi legarla alla poesia allegorica, a questo testo, se vuoi parlare solo un attimo del legame culturale, intellettuale con Fortini e poetico. Sì, per me Fortini, soprattutto negli ultimi direi 5 anni, è stata probabilmente la figura, sicuramente l'autore che ho letto di più, senza alcun dubbio, e anche un punto di riferimento, soprattutto proprio come postura rispetto al mondo, rispetto alla scrittura, rispetto a tante cose, devo dire. E tutto è nato da una casualità. Che l'ultimo anno di magistrale a Siena, Luca Lenzini, che è stato uno degli allievi, insomma, di Fortini, un critico letterario molto importante, ha tenuto un corso all'università che durava un anno, quindi da ottobre fino a giugno, nell'aula dove Fortini insegnava a Siena, su tutta la poesia di Fortini. Quindi noi ci Questo è siamo quasi messi. feticismo, perché Sì, feticismo, infatti. Però appunto io non conoscevo Fortini solo così, naturalmente, come tutti, avendo letto qualcosa in precedenza, poi da quel momento invece mi sono messo a studiarlo seriamente e appunto è diventato un punto di riferimento per varie cose, come dicevo all'inizio, ma sicuramente quello che 2 cose credo siano passate molto in quello che scrivo nella mia poesia di Fortini e che in realtà sono di Brecht prima di Fortini, quindi da un lato proprio il gesto. Le frasi volitive, gli imperativi, questo tipo di approccio di relazione con il lettore, con se stesso e con l'altro, e le asserzioni. Ci sono varie poesie, lo dice anche Dal Bianco, appunto, nella prefazione, che si chiudono su una sentenza, e poi l'elemento invece allegorico, perché è un elemento, diciamo, che
permette di parlare di tante cose non esplicitamente, permette di collegare tante cose e farlo attraverso la razionalità e non semplicemente tramite un accostamento analogico, e anche, io credo, permette di costruire un cammino. Le immagini del cane, della radice, della costellazione sono un po' il fulcro allegorico del libro e provengono, in realtà non da Fortini, ma hanno alle spalle quel tipo di postura. In realtà l'unica cosa che posso dire sul cane è che si presta sicuramente, immagino, a varie letture, anche io non so bene se la mia è quella corretta, però ha a che Ma tanto fare. guarda, te lo faranno gli altri, tu subisci, Vabbè. ecco, subi e subirai per anni e Sì. Comunque, insomma, ha a che fare sempre con una relazione. Niente, quindi queste sono le cose sicuramente di Fortini che sono passate di più, che passano di più. ecco, io devo dire che il mio incontro con Guido Mazzoni. Appunto, tuo maestro, fu nel segno di Fortini, perché Fortini era ancora vivo e Guido era interessatissimo ad avere un contatto con Fortini, che poi non ci potesse per ragioni di salute di Fortini, ma io feci da tramite a loro due. Sto parlando di quando Guido era ancora più giovane di quanto tu non sia attualmente. Però mi piace questo pensiero, era il periodo in cui poi inserì Guido nei quaderni di poesia italiana contemporanea. Tra l'altro voi due siete tra i due autori più giovani che abbia mai inserito nei quaderni, e peraltro anche Stefano Dal Bianco venne inserito addirittura nel primo quaderno di poesia italiana contemporanea. Quindi è proprio un po' un ritratto di famiglia quello che viene a crearsi, almeno per la mia sensibilità, questo pomeriggio, in questa intervista a te. Ci sarebbero tante altre cose che io ti vorrei chiedere riguardo a questo libro. C'è la questione della poesia in prosa, per esempio, ecco, perché alcuni dei testi che tu hai scritto e che anche hai letto sono in prosa, formalmente parlando, ma è una vexata quaestio ed è cosa che ormai è stata dibattuta da molti autori. Quindi io la lascerei fuori dalla nostra intervista, perché porterebbe ad una riflessione teorica su un metodo che non riguarda solo te, ma ha antecedenti almeno da Glaese fino ai ragazzi, ex ragazzi di prosa in prosa. Poi ci sarebbero altre tematiche che mi piacerebbe toccare, la storia della tua famiglia, le storie, le piccole storie delle persone legate alla grande storia con S maiuscola. Un rapporto di coppia, perché c'è ad un certo punto la narrazione di un rapporto di coppia, di coppia giovane, di coppia tua, insomma, dei tuoi 20 anni, e anche questo sarebbe un tema interessante da toccare. Poi ci sarebbero le tue esperienze di viaggio, perché tu sei, appunto, fai parte di quella generazione che viaggia naturalmente, e quindi anche questo rientra nella tua poesia come un sedimento naturale. E ecco, queste sarebbero altre tematiche, però non vorrei, anche perché ormai abbiamo completato il nostro tempo, e quindi ho accennato a questi temi per dire che li ritrovate tutti, visto che questa è un'intervista che vuole in qualche modo illustrare il tuo libro a un pubblico che poi lo leggerà, speriamo. E quindi chiedo a te, di tutti questi punti che ho rapidamente evocato alla fine, se ce n'è qualcuno che tu senti più di altri di volere illustrare con un'ultima poesia che vuoi leggerci. Sì, a questo punto leggerei. Non fare senza di noi la via giusta. Quello a cui mi ero affezionato era un'immagine di me sovrapposta agli altri. Era un io meno X, anzi, un io più X uguale noi, dove X sono gli stilemi, i traguardi, le posizioni che uno pensa di sottrarre e che invece aggiunge e si falsifica. La consapevolezza non era abbastanza per la rinuncia, la più classica delle guerre senza vincitori. Ciò che mancava era
Capisco ma non mi rifletto. Mi vedo ma non mi frammento. Cambio posizione. Allora mi sono dato delle regole e mi sono accontentato delle mie conquiste. Confondersi tra le persone, dimenticare inclinazioni e abitudini, smetterla di giudicare, smetterla di dare consigli. Ho pensato a cosa implicasse essere un intero, se si può vivere anche senza desiderio di crescita. E pateticamente, ogni giorno, ritornare sui propri passi, frenare la riappropriazione, ricominciare mai davvero tutto da capo. Di vero, di certo, una strana sensazione di imbarazzo e una scarsa propensione alla cattura. Il modello a cui aspiravo era masochismo senza distruzione, ordine degli addendi. Il viandante si alza sempre prima dell'alba, quando deve iniziare un cammino. Benissimo, ecco, io vorrei davvero ringraziarti per la generosità con cui hai risposto e hai trasmesso. Sono sicuro che a chi ci ascolta sia riuscito a trasmettere le stesse emozioni che io ho provato leggendo le poesie la prima volta e anche ascoltandoti oggi. Chiudo con un pensiero alla nonna che ti ha iniziato la poesia quando facevi l'elementare e ha trovato la via giusta per te, insomma, ecco, penso che tu possa essere d'accordo. Grazie di cuore, grazie, grazie Pietro. Grazie mille Franco, grazie. A presto.